Oggi parleremo delle città e abbiamo già sentito moltissime bellissime presentazioni sulle città, ma anche moltissime sulle persone. Quindi parterò appunto delle città, delle persone. Allora, città che a volte hanno 10.000 abitanti o anche 1 milione di abitanti, però appunto sono città diverse con soluzioni che devono essere diverse. Ora, abbiamo detto che in Italia più del 70% dei cittadini vive nelle città e c'è questa tendenza che continua appunto ad urbanizzare sempre di più le città, la popolazione urbana quindi è in crescita. E ci sono state anche appunto delle enormi crisi in termini di salute pubblica. Parliamo di problemi emotivi, mentali, non soltanto di problemi fisici. E poi abbiamo anche il problema dei cambiamenti climatici e questi sono i sintomi, diciamo, di tutte queste problematiche. Ormai abbiamo anche il problema, come vedete, del riscaldamento globale. Noi viviamo più a lungo, molto più a lungo, quindi questa è una sfida per noi architetti. Nelle città che noi costruiamo, ormai noi dobbiamo fare i conti con queste problematiche. 200 anni fa, avete vedete quella che era l'aspettativa di vita. Adesso le persone vivono più a lungo, vivono meglio. E ci sono molti paesi in cui effettivamente fino a 200 anni fa l'aspettativa di vita non arrivava a 45 anni. È vero che ci sono chiaramente dei paesi nel mondo in cui effettivamente l'aspettativa di vita è ancora bassa, però l'idea generale è proprio quella che ormai le popolazioni invecchiano perché vivono più a lungo e quindi noi dobbiamo decidere come affrontare queste problematiche e dobbiamo decidere anche come effettivamente noi vogliamo vivere, dobbiamo avere una visione appunto precisa su come vogliamo vivere. Questo è un po' anche il compito degli architetti. Quindi stamattina abbiamo sentito parlare di mobilità sostenibile, abbiamo sentito parlare appunto del camminare, dell'utilizzo della bicicletta, dell'utilizzo appunto del trasporto pubblico. E effettivamente l'idea di usare la bicicletta e di camminare non è semplicemente uno scherzo. Ci sono moltissime comunità qui in Italia, effettivamente, in cui si dice che appunto camminare, usare la bicicletta è forse l'unica possibilità di avere una mobilità sostenibile. Allora, vedete, potete anche essere figli di famiglie particolarmente agiate, però effettivamente voi vi rendete conto che questa modalità di trasporto sostenibile sono fondamentali. Potete decidere, per esempio, che questo è un diritto alla mobilità. Si parla di democrazia, di diritti umani, di eguaglianza, di sostenibilità e tutti questi aspetti sono interconnessi. Ora, voglio parlare chiaramente di mobilità, ma perché no, parlare anche di parchi, di spazi pubblici. Effettivamente camminare e andare in bicicletta e utilizzare i mezzi pubblici, perché è così importante? E la risposta non è così ovvia, perché ci sono appunto città in tutto il mondo, in tutti i nostri continenti, che per esempio hanno dei sindaci che hanno effettivamente deciso di promuovere il trasporto sostenibile e che soprattutto hanno avviato delle campagne di raccolta dei fondi. Vedete la situazione in molte di queste strade? Vedete, addirittura ci sono delle strade con buche dove ci cascano addirittura dentro le automobili. E voi a Roma sapete qualcosa? Vedete che effettivamente ci sono delle pubblicità anche in televisione che mostrano tutto questo, l'importanza dell'organizzazione delle città che si devono organizzare per risanare appunto il manto stradale, per evitare appunto le pothole, queste buche che diventano sempre più grandi. Allora, quando noi guardiamo alle nostre città con una veduta dall'altro, noi vediamo che effettivamente le strade sono effettivamente lo spazio pubblico più vasto e tutti, indipendentemente da quello che è il loro background economico e sociale, sanno che le strade rappresentano il 25-40% delle nostre città.
e ci permettono di raggiungere tanti spazi pubblici, scuole, biblioteche. Quindi io credo che sia chiaro che noi dobbiamo effettivamente ripensare l'utilizzo delle nostre strade. Effettivamente, vedete, noi dobbiamo cercare di creare sempre più spazio, spazio ma non certo per le macchine, piuttosto per le persone che vi devono camminare, che possono andare in bicicletta, piuttosto che dare spazio appunto sulle strade al trasporto delle macchine o al parcheggio delle macchine. Questa, vedete, è una visione di grande efficienza, la situazione di Aarhus in Danimarca. Ecco, questi è importante perché molto spesso quando gli architetti vanno nelle città vogliono semplicemente sviluppare la parte economica. Noi ormai viviamo in un mondo estremamente globalizzato. In un mondo globalizzato le persone migliori possono veramente vivere ovunque. E nelle città abbiamo appunto. Se io ho i migliori professionisti, i migliori carpentieri e i migliori servizi, posso vivere veramente in qualsiasi parte del mondo, perché per noi quello che è importante è la qualità della vita. Quindi, anni fa, queste cose le abbiamo capite, questo è proprio un caso classico di come effettivamente si possono ridare le strade di nuovo alla fruizione dei cittadini e quindi come possiamo attrarre persone che vengano a vivere in queste città, ma soprattutto come possiamo far sì che restino a vivere appunto nelle città. A me piace chiaramente dormire in casa, ma mi piace vivere fuori, vivere appunto la città, nelle strade, negli spazi pubblici. Quindi per me è estremamente importante appunto essere qui oggi per poter condividere con voi alcuni dei miei principi che sono estremamente importanti per creare queste città per tutti. Voglio appunto parlare di città vibranti, di comunità sane, di persone felici, di equità, di salute pubblica. E questi sono i messaggi che voglio quindi lanciare. Bogotà non è certo la città ideale. È, diciamo, decenni indietro rispetto a tante città italiane. Io sono stato commissario a Bogotà, adesso vivo a Toronto in Canada, ma quando sono stato commissario, appunto, quello che ho imparato non è tanto un problema di soldi, quello che attanaglia le città, ma soprattutto è importante riuscire ad avere le risorse necessarie per in qualche modo vivere al meglio la città. Certo, per costruire tante infrastrutture c'è bisogno di tantissimi fondi, ma io credo che tutta la città, per esempio, questo si può dire di Bogotà, è una città dove vivono appunto milioni di persone e che effettivamente però hanno dei siti estremamente importanti, come appunto il Parco Simón Bolívar. Allora, è difficile, diciamo, cambiare. È difficile cambiare in Roma, a Roma e in tantissime città e non solo in Italia. Io dico sempre che abbiamo questo acronimo, cittadini contro quasi tutto, i famosi cave people, le persone che sono così riluttanti nei confronti del cambiamento. E invece bisogna ricercare delle soluzioni ai problemi. Non problemi che poi possano stimolare delle soluzioni. Bisogna cambiare un po' la prospettiva. Bisogna fare le cose. Non ci sono più scuse, non ci sono più pretesti. E questo è quello che abbiamo cercato di fare negli ultimi 27 anni a Bogotà. E qui vedete abbiamo creato appunto questo parco metropolitano, il Simón Bolívar, che viene utilizzato proprio a fini ricreativi. Ci sono appunto campi di calcio, però c'è anche la possibilità, per esempio, di sedersi nelle panchine in un giardino botanico. Ci sono tutta una serie di aree che possono essere utilizzate dalla popolazione per delle attività di tipo sportivo, per delle attività ricreative. Quindi gli spazi pubblici devono essere utilizzati dalla cittadinanza, dalla comunità, per tutta una serie di attività. E quindi quando si definisce un progetto di questo tipo, bisogna pensare a riuscire a soddisfare tante esigenze. E qui avete visto la ciclovia di questo grande parco che abbiamo creato a Bogotà.
Vedete, per esempio, la domenica le persone decidono di uscire per andare a pattinare, per andare in bicicletta, per camminare. Allora bisogna aprire le strade alla gente e chiuderle alle macchine. Questo è quello che abbiamo pensato e questo lo si può fare dappertutto anche in Italia. Adesso noi abbiamo 121 chilometri a disposizione appunto delle comunità e delle cittadinanze. Ogni domenica e in ogni giorno festivo noi praticamente abbiamo questa ciclovia che riesce a connettere le parti più interessanti della città e le persone appunto possono andare in bicicletta, possono camminare su questi spazi e sono persone di tutte le età, bambini, persone adulte più anziane. Quindi vedete, utilizzano diciamo questi spazi per esempio per fare tai chi, per camminare, per andare sui pattini e si tratta di una ciclovia, appunto, di una pista ciclabile che può essere utilizzata per tutte queste attività. Quindi giovani, poveri, uomini, donne, bambini, anziani, 1,7 milioni di persone che praticamente possono utilizzare queste spazi per 75 giorni all'anno e questo sicuramente fa sì che la mentalità della gente cambia. Quindi le strade devono essere viste, come dicevo, come degli spazi pubblici, devono essere trasformate in spazi pubblici. E per capire tutto questo bisogna capire che appunto le strade possono avere funzioni diverse a seconda della giornata, del periodo della giornata stessa. Qui vedete adesso la pista ciclabile di Los Angeles e qui per esempio a Portland c'è una comunità appunto di milioni di persone che utilizzano e questo è quello che accade a Toronto. Io dico che effettivamente dobbiamo far sì che le persone comprendano che non ci sono rischi nel fare tutto questo. Guardate quello che abbiamo fatto a Park Avenue a New York. Beh, in qualche modo si tratta di progetti che comunque possiamo, per esempio, avviare per un certo periodo di tempo, per un anno. Poi, se le cose non funzionano, si può sempre tornare indietro, ma ci si renderà poi conto che effettivamente queste poi sono delle politiche che aiutano l'integrazione sociale. E vedete, per esempio, anche in India, per esempio, 5 anni fa non c'erano attività di questo tipo. Adesso ci sono centinaia di progetti di questo tipo. Vedete la situazione a New Delhi. Ma anche Parigi, per esempio, durante l'inverno ha proprio delle vie riservate lungo la Senna dove le persone si possono incontrare, possono praticare attività sportiva. E questo anche in inverno. Questi sono appunto gli unici spazi all'interno della città dove effettivamente le persone si possono incontrare e possono essere considerate uguali come persone che possono appunto portare le scarpe da tennis o magari delle scarpe particolarmente eleganti, ma sono diciamo degli spazi che in qualche modo riescono ad eliminare quelle che sono le differenze sociali. Ecco, questo è appunto quello che l'agenzia di cooperazione, per esempio, ha potuto progettare in Giappone, un'autostrada sopraelevata. E qui potete vedere questi marciapiedi che prima erano invasi da autobus, da macchine, che adesso invece vengono in qualche modo riconsegnati alla cittadinanza, alle comunità. Noi effettivamente dobbiamo decidere, ma insomma, i marciapiedi sono per la gente o per parcheggiare le macchine? Ecco, dobbiamo prendere delle decisioni di questo tipo quando cerchiamo di programmare queste città sane e vibranti. E qui, per esempio, vedete il BRT, si parla di quello che è il transito rapido degli autobus. Guardate prima che cosa accadeva nel settore dei trasporti e guardate invece adesso quello che siamo riusciti a realizzare in alcune città. E si possono anche risparmiare soldi perché chiaramente poi ogni piano di trasporto in qualche modo modifica anche quella che è la mentalità delle persone. Quindi vedete, magari si può investire anche un 5-10% in più su quelli che sono i progetti per il trasporto, perché sicuramente poi questo ci porterà a migliorare, la situazione delle nostre città, delle nostre strade, dei nostri marciapiedi. E vedete, bisogna separare in qualche modo quelli che sono i pedoni
dai ciclisti. E questo è quello che abbiamo fatto in tantissime città. Vi sto mostrando appunto tante immagini. Queste sono appunto le piste ciclabili di Bogotà. Vedete quante ce ne sono. E voi non potete nemmeno immaginare una città come Bogotà qual è il livello di povertà. Perché abbiamo bisogno di così tante piste ciclabili, di così tanti marciapiedi? Perché sono sicuramente più sicure in qualche modo le città. E qualità vuol dire sicurezza e dignità. E vedete, in queste zone possiamo appunto avere del verde, avere degli alberi che vengono piantati. E vedete appunto la situazione, sono delle piste ciclabili che adesso vengono utilizzate per appunto andare in bicicletta, e poi ci sono appunto quelli che sono i marciapiedi invece per i pedoni. E questo io dico, bisogna definire le priorità. Oggi quando parlo di pedoni, io veramente parlo di pedoni che sono anche persone come queste, persone che magari disabili utilizzano la sedia a rotelle, che possono trovare, diciamo, delle piste ciclabili, delle aree dove possono camminare in sicurezza. Ma lasciamo adesso da parte Bogotà. Io sono praticamente il presidente di questo consiglio delle 80 città. Sono appunto 300 diverse città che si sono messe insieme e che in qualche modo hanno deciso, per esempio, di avere una strategia. La strategia che è un mondo in cui le persone hanno un determinato valore e devono avere appunto accesso a quelli che sono i servizi di città sane e vibranti. Abbiamo per esempio quello che è il CPP, cioè il professionista certificato dei parchi. Noi faremo la nostra conferenza ad ottobre e abbiamo tantissimi comitati di advocacy che riguardano l'infanzia, il gioco e la natura, gli adulti, gli anziani, i parchi. Se volete appunto ulteriori informazioni, questo è il nostro sito web. Ma quando appunto vado a presentare questo progetto, io dico sempre: non è soltanto un progetto che vuole concentrarsi sui fini, ma piuttosto sui mezzi. Noi dobbiamo cercare di costruire delle città che siano città positive, di successo. E vedete, quando vedo una città come questa, ci sono persone, questa è la città di Varsavia in Polonia, dove le città veramente, le persone si sono riappropriate di questi spazi pubblici nelle città. Lo dicevo, le persone stanno invecchiando, vivono più a lungo. E quindi è importante che ci siano anche degli spazi organizzati, per esempio per le persone più anziate, per poter organizzare delle attività anche per queste persone. Ecco, dobbiamo avere quelle che io definisco delle città, delle comunità sane per rendere felici le persone. E io credo che questo effettivamente è estremamente importante. E le persone devono poter andare, per esempio, a scuola a piedi o in bicicletta, e questo sicuramente è importante anche per la salute delle persone. Ecco, vedete, questa regola è una regola di senso comune, di buon senso. Innanzitutto pensate appunto ai bambini, e vedete, queste sono aree appunto dove i bambini possono giocare. E pensate invece a questa signora di 80 anni. Sono in fondo i vostri genitori, i vostri nonni. Quindi vedete, quando io dico questa è la regola di città a misura d'uomo 8-80, cioè da 8 anni fino ad 80 anni, cioè dai bambini fino agli anziani. Noi quello che abbiamo fatto nelle nostre città può essere fatto anche nelle città italiane. Tutto deve essere costruito a misura d'uomo per persone che vanno dagli 8 agli 80 anni. Perché se le cose vanno bene per chi ha 8 anni, andranno bene anche per chi ha 80 anni. Noi dobbiamo evitare di costruire delle città che vadano bene soltanto per i giovani, per le persone che hanno 30 anni. Questo io dico, grandi città per tutti.
Purtroppo noi abbiamo sempre pensato di costruire delle città pensando al trasporto pubblico e in pratica abbiamo fatto quello che Einstein diceva di non fare, cioè quello di creare delle soluzioni utilizzando sempre la stessa forma mentis. Allora, cari architetti, questa è veramente un'opportunità formidabile che però comporta anche un'enorme responsabilità. Vedete, oggi 3,5 miliardi di persone vivono nelle città, ma immaginate che nel 2058 saranno 7 miliardi le persone che vivranno nelle città. Persone che appunto comprendono studenti, comprendono persone che devono vivere la città. Immaginate le grandi opportunità, ma anche le grandi responsabilità che tutto questo comporta. La metà delle case nei prossimi 40 anni saranno case che non saranno costruite oggi, e lo dico per la Cina, lo dico per il Brasile, per altre città. Ecco, vedete, in città come Stoccolma, Bruxelles, Copenaghen, Vienna o Londra, queste case in cui vivranno le persone non saranno state costruite appunto oggi. Ecco, questo è quello che noi abbiamo fatto negli ultimi 40 anni. Abbiamo creato, diciamo, delle città sempre più a misura delle persone più ricche, delle persone che hanno il potere, della politica, dell'economia, della comunicazione. Ecco, vedete, questo è orribile. Questa è la situazione di Città del Capo in Sudafrica, dove vedete abbiamo questa slum, questa bidonville, vicino invece ad una città che esprime la grande modernità, che è quella dei grattacieli. Ma purtroppo noi abbiamo una superficie del suolo che è fisso, quindi se noi non cambiamo in qualche modo il nostro approccio alle città, troveremo queste cose, come queste che accadono nelle Filippine, dove ci sono queste zone, questi slum, questi ghetti, e noi ci concentriamo sempre sulle macchine, sul trasporto e non tanto sulla felicità delle persone. E noi continuiamo a far questo. Ecco, vedete, questa è la situazione di Los Angeles, dove abbiamo sempre queste grosse congestioni di traffico. E guardate Phoenix, Brisbane, Salt Lake City o Xiamen in Cina. Ecco, vedete la situazione in Cina, in Russia, in Brasile. Tutti fanno la stessa cosa, si concentrano sul trasporto, sempre più macchine. Noi effettivamente dobbiamo cambiare opinione, dobbiamo cambiare la nostra forma mentis. Guardate la situazione appunto di una città come Firenze e quella invece americana. Sono immagini che hanno la stessa scala e vedete. Se si potesse costruire una città in modo diverso, ci sarebbe sicuramente un maggior senso di appartenenza, un maggior senso di comunità. Quindi le città devono essere responsabili delle comunità che ci vivono. Devono essere città, come dicevo, per bambini, per persone anziane, per persone con disabilità. Città per tutti, appunto, come dico, negli ultimi 40 anni noi non siamo stati bravi a far questo. E quindi cerchiamo di migliorare la situazione nei prossimi 40 anni. Dobbiamo migliorare le città che abbiamo oggi. Dobbiamo creare nuove città, dobbiamo cambiare. E sappiamo che cambiare, lo dicevo, è difficile. E io credo che noi effettivamente, quando chiediamo alle persone chi vuole il cambiamento, tutti dicono sì, lo voglio il cambiamento, ma è un cambiamento che lo vogliono a parole. Poi quando si tratta di impegnarsi effettivamente, non è che poi questo cambiamento lo vogliono così tanto. Io dico appunto che effettivamente bisogna cominciare a dimostrare questa nostra voglia di cambiamento. Guardate un'immagine appunto di questa cittadina di Copenaghen, questo abitante di Copenaghen che effettivamente va in bicicletta con il figlio. E io credo che quanti incidenti stradali potremmo risparmiare? Quanto sarebbe più salutare la vita delle persone? Ecco, ed è per questo che io dico bisogna rilanciare appunto queste grandi dimostrazioni. Queste sono delle immagini appunto di Amsterdam e potete vedere
che a Copenaghen accade più o meno la stessa cosa. Vedete, negli anni 70, quando c'è stata la famosa crisi del petrolio, a Copenaghen effettivamente ci sono state tantissime dimostrazioni e finalmente si è iniziato a pensare a queste piste appunto ciclabili protette. Vedete, adesso i cittadini sono soddisfattissimi. Vedete questa signora che riesce a portare tre figli in questo modo. Quindi il cambiamento non è qualcosa su cui in genere si arriva ad un consenso unanime. E questo io lo accetto, però io dico sempre che è l'interesse generale che deve prevalere sopra l'interesse particolare. Vedete, diciamo che le automobili vengono create da imprese private, sono acquistate da cittadini privati e poi però tendono a diventare un problema proprio per la vita di comunità, problemi appunto di parcheggio, problemi di inquinamento. E diciamo che ci sono persone che effettivamente considerano le macchine come la loro seconda casa e questo non ha senso. Quando si dice no a qualcosa, bisogna anche saper dire sì a qualcos'altro. Perché chiaramente quando si dice no, per esempio, alle biciclette o alle piste ciclabili, si dice sì a maggiore inquinamento, ad una mobilità che è sempre meno sostenibile. Quindi la mobilità sostenibile in Italia è molto bassa. Vedete quella che è la situazione per quanto riguarda appunto le automobili. Chi è venuto oggi qui camminando a questo congresso? Mi pare molto pochi. E invece tutti dovrebbero arrivare qui camminando. Io dico sempre che ogni viaggio dovrebbe iniziare e finire camminando. Io credo che effettivamente così facendo noi creeremmo sicuramente un mondo migliore. In fondo, che cosa fanno gli animali? Gli animali utilizzano appunto questo tipo di mobilità e anche noi esseri umani dovremmo camminare, dovremmo camminare per andare a scuola, per andare al parco, dovremmo appunto camminare lungo le spiagge, perché questo è sicuramente un modo sicuro. E diciamo che in alcune città, per esempio, non è molto sicuro andare per strada, camminare, attraversare. Più di una persona ogni 2 minuti. 741 persone vengono nel mondo uccise con incidenti su strada. Allora io dico veramente, noi abbiamo bisogno di una nuova strategia, quella che io chiamo Vision Zero, cioè non più incidenti per i pedoni su strada, per le macchine su strada. Ecco, vedete la situazione in Italia? Questi sono appunto i dati che mi sono stati dati per quanto riguarda l'Italia. Se non cambiamo la nostra mentalità, se non miglioriamo appunto la possibilità per i pedoni di sentirsi sicuri sulle strade, allora veramente saremo messi sempre peggio. Ecco, qui vedete i pedoni che praticamente devono camminare fianco a fianco con le automobili. E questo è un paese emergente, questo è un paese che si sta sviluppando molto rapidamente. Alcune settimane fa ero a Tokyo e adesso vedete a Tokyo si può andare in bicicletta sui marciapiedi. Quindi praticamente le persone camminano e vanno in bicicletta sui marciapiedi. E invece io dico che bisognerebbe creare appunto, come dicevo prima, delle piste ciclabili, per distinguere praticamente le piste ciclabili da quelli che sono appunto i marciapiedi dove possono andare i pedoni. Io sono stata in molte città italiane. E in Italia voi avete dei viali bellissimi, anche dei marciapiedi bellissimi. Eccetto il fatto che praticamente soffocano e pullulano di automobili e sono terribili. Quindi
Questa è la più grossa minaccia alla civiltà, ad una vita civile, è vedere appunto in Italia queste macchine parcheggiate sui marciapiedi ovunque. Ma perché fate in modo che le macchine possano appunto utilizzare i marciapiedi? E a quel punto le biciclette e i pedoni diventano un casuale accidente su questi marciapiedi che invece sono invasi dalle macchine. Ma insomma, com'è possibile che accada questo? In pochi metri le persone, i pedoni devono camminare, per lo più questi marciapiedi sono invasi dalle macchine. Invece immaginate che questi marciapiedi potrebbero essere anche dei posti dove avere delle panchine, dove avere per esempio dei tavolini che favorizzano anche il rapporto interpersonale. Vedete, nei marciapiedi non si cammina soltanto, si può fare di più. Questi marciapiedi possono essere, io dico, un inizio, un simbolo di democrazia, dove le persone si incontrano, parlano. Quindi bisogna dare la priorità in ogni quartiere a questi spazi di socializzazione, e i sidewalks, appunto i marciapiedi, lo possono essere. Ecco, vedete, d'estate appunto li possono utilizzare, d'estate, d'inverno. Vedete qui questi due anziani che ballano su questo marciapiede. Bisogna migliorare anche la percorribilità. Noi abbiamo la necessità di avere un certo numero di chilometri di strade in vari quartieri, non soltanto nei quartieri residenziali. È una questione davvero di vita e di morte. Non sono soltanto questioni tecniche queste. Noi sappiamo che effettivamente se riduciamo queste abitudini ridurremo sicuramente gli incidenti, avremo la possibilità di una maggiore interrelazione, potremo salvare un certo numero di vite. Tutto questo è fattibile. Abbiamo la necessità di rendere la mobilità sostenibile, più sicura, utilizzando appunto le biciclette, il trasporto pubblico. Io non dico che questa dovrà essere la fine dell'industria automobilistica, però io dico che la società sta cambiando molto rapidamente, quindi non dobbiamo più definire le città intorno alle macchine. Le città devono essere costruite avendo le persone in mente, al centro. Quindi noi costruiamo più città per riuscire a risolvere il problema della mobilità, ma questo non funziona. Noi dobbiamo definire le città intorno alle persone, dobbiamo rendere le persone più felici, più sane, con un nuovo utilizzo delle automobili. E so che ci sono degli scenari pazzeschi, appunto ci sono queste macchine automatiche che ci descrivono appunto un futuro di magnifiche sorti e progressive, ma purtroppo questa è la realtà è la congestione, e se non cambiamo le nostre abitudini ci ritroveremo ad avere congestioni di questo tipo, anche persone che magari siedono nelle loro macchine che non hanno più bisogno di guidare perché per loro guida il pilota automatico, ma comunque si ritroveranno imprigionati comunque in queste scatolette. Quindi noi dobbiamo in qualche modo cercare di utilizzare di più servizi come quelli del car sharing, perché questo sicuramente riduce anche la necessità di parcheggi. Adesso anche i bambini nel futuro con queste macchine, appunto con la guida automatica, potranno utilizzare, ma questo è le macchine, ma questo è orribile. Perché continueremo a fare gli stessi errori che abbiamo fatto negli anni passati, distruggendo quindi le nostre città. Ora abbiamo bisogno di far sì che la tecnologia sia al servizio delle persone, non le persone al servizio della tecnologia. E lo dico, noi effettivamente dobbiamo utilizzare delle biciclette per andare a scuola, per andare al lavoro. E io credo che tutte le comunità in Italia potrebbero essere come le comunità di Copenaghen. E a Copenaghen si va in bicicletta d'estate, d'inverno, quando nevica, quando piove. 41% delle persone utilizzano appunto la bicicletta a Copenaghen, e lo fanno anche utilizzando delle scarpe normalissime col tacco. E l'obiettivo poi per Copenaghen è di superare presto
il limite del 50%. Quindi vedete, qui c'è anche questo principio del car bike. Ci sono due cose che utilizzeranno, appunto, che aumenteranno l'utilizzo della bicicletta. Bisogna sicuramente ridurre la velocità con cui le persone vivono, soprattutto nelle aree residenziali, e soprattutto dobbiamo creare una sorta di rete di piste ciclabili che siano sicure. Dobbiamo creare una cosiddetta minimum grade e la regola delle 3CC, connettività, connettività, connettività. E anche appunto il cosiddetto sistema delle 3A. Se non avete la volontà politica o anche i fondi per fare questo, cercate di acquisire, diciamo, il sostegno pubblico, il sostegno della popolazione per spingere appunto i decisori politici ad andare in questa direzione. E vedete, l'aspetto della connettività è fondamentale. Noi vogliamo appunto anche delle città che siano minimum network, dove ci sia una minore necessità di utilizzare energia. Io dico sempre che una città civile non è quella dove i poveri hanno le macchine, ma è quella dove i ricchi utilizzano il trasporto pubblico. Noi abbiamo effettivamente bisogno di più trasporto pubblico, di più transito pubblico. Questa è la vera città che io voglio avere. In una piccola comunità, vedete, magari potranno essere mezzi pubblici, metropolitane, su piccola scala, però poi vedete, è importante che le persone escano dalle loro macchine e che finalmente arrivino in strada. Guardate, questo accade a Boston e questa è una fermata appunto di auto a Boston. E questa, diciamo, è come potrebbe apparire Boston se effettivamente i decisori utilizzassero il trasporto pubblico. E mi si dice, ma abbiamo bisogno delle infrastrutture, ma tutte le città hanno delle infrastrutture. Volete una situazione come questa? Oppure una situazione in cui si mette fine alla congestione urbana, alla congestione del traffico? Non abbiamo bisogno di grandi infrastrutture. E poi io dico, le città italiane devono essere coraggiose, lo so che alcuni lo fanno, ma le altre dicono, ma io sono troppo lenta, bisogna in qualche modo spezzare queste barriere. In Italia il più grosso problema è proprio la compiacenza. C'è questo mito, diciamo, dell'eccellenza. Si vuole essere fra le migliori città e invece io credo che noi dobbiamo cercare di attirare ma anche di mantenere nelle nostre città le persone migliori. Guardate la situazione ad Oslo, quello che è stato fatto per il trasporto e per l'ambiente. Qui abbiamo appunto questa vice sindaco che ha fatto tantissimo. Qui per esempio è in Canada, la città di Victoria, British Columbia, dove c'è una donna, Lisa Helps, che nel giro di 4 anni praticamente ha creato una rete di piste ciclabili protette. Avete visto quello che è accaduto a Copenaghen con le biciclette, dove appunto le persone hanno riconquistato questi spazi pubblici. E tutto questo è magico, perché finalmente si è messa fine all'invasione delle macchine, si sono create delle aree per la comunità. Anche Barcellona è un caso che può essere fatto. Il 66% delle persone adesso a Barcellona preferiscono andare a piedi piuttosto che usare la macchina. E adesso Barcellona è veramente una città fantastica per i pedoni. Guardate a New York, questa è Times Square. 10 anni fa tutti a New York utilizzavano la macchina per qualsiasi spostamento e guardate adesso Times Square dove si fa ginnastica, dove si fanno tante attività.
dove ci sono queste aree molto belle per godere della città con le fioriere. Guardate adesso San Sebastian in Spagna, vedete tutte le città che hanno deciso di percorrere questa strada. Questa è Malmo in Svezia. Io credo che nel giro di pochi minuti vi renderete conto di quante città hanno cavalcato, diciamo, quest'onda della mobilità sostenibile e quanto hanno migliorato la vita dei loro cittadini e hanno un'ottima qualità della vita, un'ottima qualità dell'aria e tanto sviluppo economico. Questa, vi dicevo, appunto, è la situazione in Svezia, a Malmo. E ci sono gli architetti che hanno avuto un ruolo fondamentale, un ruolo pionieristico per convincere la popolazione appunto ad andare verso questa direzione. Io dico sempre che gli architetti svolgono un ruolo fondamentale da questo punto di vista e possono rendere bellissimi gli spazi pubblici, belle panchine, belle fioriere. Possono veramente fare tantissimo gli architetti per quanto riguarda proprio l'arredo urbano. E poi dobbiamo sicuramente avere un sistema di parchi. Noi abbiamo bisogno di grandi spazi pubblici, abbiamo bisogno di ascoltare, di osservare. Vedete, è importante per esempio che ci siano delle buone panchine o anche appunto come in questo caso delle sedie comode dove sedersi. Vedete, questo è quello che anche è stato fatto in alcune città e voi mi direte, ma qui è sedersi come si siedono delle scimmie. Non è così. Vedete? C'è questo signore che effettivamente utilizza appunto questi spazi per sedersi in questo modo. Quando ci sono delle buone sedute, ogni posto diventa magico. Le persone possono prendere il sole, possono prendersi un caffè, leggersi un libro, soprattutto socializzare. Questo è importantissimo. Socializzare, e vedete anche appunto la diversità è rispettata perché ci sono giovani, donne, bambini. Ci si sente al sicuro, ci si sente al sicuro per esprimere i propri sentimenti. E che cosa rende un parco magnifico? La gestione del parco, la manutenzione del parco. Ma gestione non è sinonimo di manutenzione. Vedete qui questi parchi, appunto, sia i giovani che gli anziani possono migliorare la vita delle città. Ecco, questo è quello che io intendo quando dico gestione, vuol dire anche coinvolgere la cittadinanza, vuol dire coinvolgere i cittadini, vuol dire avere sicurezza. Qui vedete il classico cartello, attenzione, ci sono ladri in questa area e quindi c'è bisogno anche di controllo da parte della polizia. Ma io dico sempre che la miglior modo per creare sicurezza nei parchi è utilizzare, rendere questi parchi disponibili per le attività, far sì che la gente vada in questi parchi, li renda aree vivibili, che vivono appunto del ritmo delle attività delle persone che li frequentano. Vedete, ci sono anche dei parchi che sono importantissimi, piccoli, magari dei parchi di quartiere dove le persone si possono incontrare, quelli che io chiamo appunto neighborhood park. Sono parchi appunto regionali, anche di medie dimensioni, dove effettivamente si possono promuovere tantissime attività. Quindi non è importante che un parco sia necessariamente grande, ci sono anche quelli piccoli di medie dimensioni, che è importantissimo. Io dico sempre che ognuno deve poter imparare dagli altri. In Italia abbiamo detto siamo molto diversi, noi non abbiamo niente in comune, vi direte, con Copenaghen, New York o Bogotà, noi siamo unici nel nostro genere, lo so. Bisogna sempre ricordare che tutti sono assolutamente unici nel loro genere, però come tutti gli altri, come diceva Margaret Mead.
Quindi l'idea è non fare il classico copia e incolla come facciamo con i computer, bisogna adattarsi e migliorare perché ciascuno può imparare dagli altri. Chiaramente qui ci sono delle visioni pionieristiche futuribili, come quelle per esempio delle aree ricreative di Google, dove vedete biciclette, i droni, tutte le attività di migliaia di persone che lavorano per esempio per questa società e che effettivamente hanno deciso poi di cavalcare appunto questa politica. Ci sono appunto delle biciclette che vengono utilizzate per esempio e sapete in alcune città ci sono delle biciclette che per esempio sono lì magari biciclette ormai datate che non funzionano più bene e si dà la possibilità per esempio ai giovani di prenderle, è una forma quasi di uso capione chiamiamola così e le persone poi le rimettono a posto e le possono utilizzare. Guardate qui la situazione del bike and share a Rotterdam in Olanda, vedete la vita qui è completamente diversa. E questo ti cambia la vita nelle città, ma ti cambia anche la tua vita personale. Guardate una città come Melbourne in Australia. E in passato c'era un centro cittadino che non era particolarmente vivibile. Adesso questa città ha trasformato il centro cittadino in una vera e propria galleria d'arte pubblica. Tantissime più strade hanno alberi che sono stati piantati e che in qualche modo rendono vivibile e più godibile anche delle città con dei grandi grattacieli. Ecco, vedete i nuovi spazi pubblici, guardate che cosa è stato fatto. Musei, musica, art gallery su strada. Vedete, le città praticamente investono con piccoli fondi, seed money, fondi per l'avviamento di queste iniziative e poi riescono a trasformare in qualche modo la configurazione stessa delle città. Guardate questi parchi lineari, come io li chiamo, dove appunto lungo questi fiumi si può godere del meglio della città. Guardate, questa è Melbourne appunto. Prima nessuno voleva vivere in centro a Melbourne, adesso tutti vogliono vivere in centro a Melbourne. Concentriamoci su quelli che sono i benefici, non soltanto sulla mobilità, sulle macchine. Guardate quelli che sono i benefici sulla cultura, sull'istruzione, sulla ricreazione, sull'ambiente, sul trasporto, sulla salute, sulle comunità che devono essere create, sullo sviluppo economico. Tutto questo è estremamente importante e i politici si devono concentrare su questi benefici, devono comprendere quello che può essere fatto con questi nuovi progetti. Ecco, vedete, questo è un po' il futuro che ci aspetta. Obesità, artrosi, artrite, ipertensione, dislipidemia, disturbi dell'umore. E invece guardate adesso, quando le comunità vengono restituite ai cittadini, le cose cambiano e sicuramente una mobilità sostenibile ha un effetto fondamentale su quella che è la salute fisica dei cittadini, perché non c'è salute fisica senza salute mentale, questo lo dice l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E vedete, a volte la solitudine causa stress, aumenta tantissimo le malattie cardiovascolari, gli ictus, la demenza senile. Gli esseri umani sono esseri che devono vivere nella socialità. La depressione chiaramente è una delle peggiori cause di disabilità. Noi dobbiamo vivere a contatto con la natura, perché vivere a contatto con la natura migliora l'umore e migliora la nostra attenzione a livello cognitivo. Quindi non è soltanto una questione di bellezza, è bello andare in giro, vedere appunto le aree verdi. È soprattutto qualcosa che in qualche modo diminuisce la depressione, migliora lo stress. E quando c'è la natura, ovunque la persona vive meglio.
Qui vedete il caso classico del bosco verticale di Milano. E questo è fondamentale. Qui vedete altre immagini appunto dell'albero della vita di Milano e qui la situazione a Berlino. Noi abbiamo veramente bisogno di avere appunto questa interconnessione fra la natura e l'uomo. E vedete in questo caso le nostre comunità devono effettivamente riappropriarsi di questi spazi. Questo è quello che fanno per esempio a Boston, lo yoga nel parco, oppure delle attività di pittura. E ci sono tante idee appunto che i cittadini possono avere di come riappropriarsi di questi spazi. Vedete tanti disegni per esempio che anche i nostri bambini hanno fatto per immaginare questo futuro. Se noi educhiamo bene i bambini saranno sicuramente dei cittadini più responsabili. Vedete che cosa c'è nel disegno di questo bambino? Più bambini, più persone in bicicletta, meno macchine, soprattutto più spazio per camminare. Questo è il disegno di un bambino appunto di 13 anni. E c'è anche poi, vedete, nello, questo disegno lo spazio appunto dei parchi pubblici, dei edifici più bassi. Questi sono, diciamo, i desiderata che vengono chiaramente esemplificati nel disegno di questo bambino. E ottava regola, io dico sempre, io credo che voi dovete iniziare ad essere dei veri e propri angeli custodi per i bambini, per i più poveri, per i più anziani. Ecco, vedete, le città italiane, io lo dico, dovrebbero tornare ad essere delle città dove si può giocare di più. E vi dicevo, non è una questione di fondi, è una questione di idee, di come mettere in pratica queste idee, rendere appunto le città delle città più a misura di bambino, più a misura di gioco per questi bambini. Perché così i bambini saranno sicuramente più sani, cittadini più responsabili, perché chiaramente i bambini quando giocano imparano, migliorano la sociabilità, la forza muscolare, il linguaggio, il coordinamento, il pensiero cognitivo, il senso di appartenenza. Quindi dobbiamo far sì appunto che questi bambini possano giocare anche nelle loro città. Dicevo il senso di appartenenza, la socializzazione con gli amici. Allora, io credo che in ciascuna città in Italia ci deve essere appunto un parco, un'area gioco. Proprio come queste immagini mostrano. Talvolta quando si parla di area gioco si pensa soltanto alla pura e semplice altalena, ma non è solo questo, uno spazio per il gioco non è soltanto lo scivolo o l'altalena. Quindi dobbiamo veramente modificare anche le modalità di gioco dei nostri bambini. E poi, ecco, io lo dicevo, gli spazi pubblici, le scuole, le strade, le biblioteche. Ecco, vedete, questo è l'esempio classico quando appunto ci sono quelli che a New York si chiamano i playground, delle aree appunto dove si può giocare, anche in un ambiente verde. E tutto questo riduce anche il problema della sindrome dell'attenzione e dell'iperattività dei nostri ragazzi. Le scuole devono essere trasformate in parchi. Abbiamo bisogno dei parchi delle scuole, dei parchi delle biblioteche. Qui vedete Copenaghen, qui ci sono appunto questi parchi che vengono utilizzati dalle comunità sempre. E io dico sempre che le strade sono tre quarti, diciamo, delle nostre città. E quindi io credo che noi dobbiamo dire che noi ormai viviamo molto più a lungo. E chiaramente persone che vivono anche oltre i 65 anni hanno bisogno di spazi che possano essere a loro dedicati. Ed è
bellissimo pensare, no, che la popolazione adesso vive più a lungo e può vivere appunto anche quando sarà in pensione in modo felice, con un impegno nei confronti della propria comunità, delle proprie città. Io credo che il peggior spreco che noi possiamo fare delle nostre risorse è non permettere, diciamo, a queste persone anziane, oltre 65 anni, di vivere una vita felice, una vita che in qualche modo sia valida, che valga la pena di essere vissuta. Vedete quanti anziani, appunto, in tanti paesi ormai vivono una vita felice, serena. Guardate la situazione appunto in Italia. 150 anni fa l'aspettativa di vita era 30. Guardate invece adesso quella che è la situazione. È più che raddoppiata e addirittura triplicherà nel giro di pochi anni. Quindi abbiamo imparato a sopravvivere, però abbiamo delle questioni che dobbiamo affrontare, il cambiamento climatico. Dobbiamo imparare a capire come vivere e come vivere in modo salutare. Molto spesso ci sono questi adulti, queste persone anziane che effettivamente sono terrorizzate dall'idea, per esempio, che non potranno più guidare, che non gli verrà rinnovata la patente. Noi non dobbiamo amare le automobili, lo dico, noi dobbiamo amare la mobilità. Dobbiamo far sì che le città siano diverse, siano belle per i propri cittadini, quindi riavere questi parchi che devono essere utilizzati per il gioco, per la socializzazione. Io credo che le persone vogliano sicuramente avere delle aree dove possono appunto camminare in sicurezza e anche un piccolo parco, per esempio, di fronte ad una biblioteca, dove magari appunto si possa trascorrere qualche ora tranquilla, anche dopo una visita appunto ad un museo o dopo aver appunto frequentato questa biblioteca. Ecco le attività che si possono fare: giardinaggio, addirittura tai chi, yoga, danza, lettura, bird watching, il gioco delle bocce, o addirittura anche delle piccole manifestazioni dove si possono ritrovare, per esempio, alcuni gruppi etnici. E qui vedete tante immagini che possono appunto dare questa idea di come in qualche modo queste città devono ritornare ad essere multigenerazionali. E ci sono gli architetti che possono fare di tutto, quando io dicevo con l'arredo urbano, no? Perché noi dobbiamo parlare di equità. Equità non è come eguaglianza, sono due concetti un po' diversi. Ecco, vedete, questo esemplifica proprio la diversità che c'è fra equità e eguaglianza. Ecco, dobbiamo imparare a pensare in modo diverso, dobbiamo imparare a muovere, diciamo, questi compartimenti proprio perché noi effettivamente sappiamo che ci sono così tanti cittadini, che bambini soprattutto, che vivono in povertà. In Italia 1 su 6, in America 1 su 5, queste diciamo sono le statistiche. E quindi credo che in qualche modo, addirittura in Sud Corea, Corea del Sud 1 su 15. E quindi mobilità importante, ma anche il concetto dell'equità. La mobilità deve essere sostenibile e i governi devono fare di più per il bene delle comunità. Ecco, quindi quando io ho iniziato dicendo che cosa vogliamo fare per vivere meglio, un problema non è finanziario, è un problema politico, una grande P, che poi esemplifica anche quello che io ritengo sia uno dei verbi più importanti: partecipazione, vaste alleanze, come vedete qui in questa diapositiva. Noi dobbiamo creare delle alleanze sempre più vaste. Dobbiamo creare alleanze sempre più vaste ad ogni livello, a livello cittadino, a livello provinciale, regionale, a livello nazionale.
La comunità è un altro concetto molto importante. Per comunità io intendo mezzi di comunicazione, funzionari, tutti i cittadini. E noi dobbiamo quindi riuscire a condividere una vera e propria strategia per la città, ma anche azione. Molto spesso c'è una strategia, ma non c'è azione. Quindi si arriva ad una vera e propria frustrazione. O a volte c'è un'azione, ma senza strategia. E questo chiaramente crea il caos. Però quando c'è strategia e azione, allora sicuramente si creano queste città sane e vibranti anche in Italia. Quindi io dico sempre, dalle parole passiamo ai fatti, dobbiamo fare di più e dobbiamo farlo più rapidamente. E voi architetti, fatelo, voi dovete farlo ora. Grazie.